Niente, allora, settimana scorsa mi sembra che avete visto HTML, giusto? E quindi avete imparato, diciamo, i concetti base per fare le cose con HTML. E questa settimana, questa settimana dobbiamo avere le CSS, ok? E qualcuno di voi ha mai usato CSS? Sa cosa sia? Cosa sarebbe? Sì. Quindi è un qualcosa che ci aiuta a dare, diciamo, graficamente a rendere la pagina, diciamo, più bella, per dire così. No, quindi HTML ci serve a fare la struttura della pagina, mentre il CSS ci serve a dare, diciamo, visivamente il formato alla pagina, a definire i colori, a definire i vari elementi grafici, ok? Quindi oggi andremo a vedere cosa è CSS, come viene definito e come si usa all'interno della pagina che abbiamo fatto, che avete fatto in aula. Okay? Quindi c'è una sintassi, ci saranno i selettori, il cascading, ci sono delle cose che poi mi sembra più utile farvele vedere su Visual Studio che farvele vedere sulle slide, no? Quindi ogni tanto alterneremo tra le slide e Visual Studio e vi faccio vedere com'è che funziona CSS. Non è niente di molto complesso, nel senso che non è un linguaggio di programmazione, quindi non è come dire Python, non è come dire Java, ma è più che altro una sintassi in cui vengono definite delle regole per, diciamo, rendere la pagina più bella, per fare l'aspetto visivo della pagina. Ah, prima di iniziare, se volete, che anche a me sembra un po' meglio fare così, sul sito del corso qua sul calendario vi ho scritto il messaggio oggi, ma qua c'è tutto il materiale per questa settimana, quindi io, fossi voi, scaricherei queste cose. Visto che avete lì il computer, magari potete provare a fare quello che vi spiego io farlo sul computer, e così anche non ci annoiamo così tanto a vedere solo quello che faccio io, ma provate anche voi a farlo e lo facciamo insieme, no? Quindi adesso queste sono le slide e basta. Nella seconda ora andremo a fare questo esercizio, quindi se volete per la seconda ora scaricare, diciamo, questo template che c'è su cui ci lavoreremo, ok? Bene, quindi diciamo che CSS c'è stato da sempre, ma ovviamente ogni volta, con il passare del tempo, ci sono sempre delle evoluzioni delle standard, e quindi ogni volta vengono aggiunti nuovi elementi, e sono degli elementi che ci servono a esprimere dei componenti grafici che verranno messi all'interno della pagina web. E quindi, per dire, questo diagramma è un diagramma indicativo, ma guardate che c'è un'evoluzione su come gestire le immagini all'interno di una pagina web, come gestire i selector, che adesso vedremo cos'è un selector, e come gestire le colonne all'interno di una pagina web. Avete visto che alla fine una pagina web ci sono delle colonne, c'è il contenuto che viene messo all'interno di un layout, no? Quindi ogni volta ci sono sempre più elementi che ci consentono di fare cose più avanzate, più sofisticate su una pagina web. Se voi pensate a una pagina web vecchia e la comparate con una nuova, vedrete che adesso ci sono molti più elementi, c'è molta più interattività, ci sono molti più componenti grafici, no? E quindi questo perché c'è un'evoluzione del CSS. Qualcuno ha mai usato la sintassi CSS? Avete mai fatto qualcosa con CSS? E come funziona più o meno? Quindi è una sintassi molto semplice, no? Sì. Diciamo, non è molto impegnativa.
quello che vi dicevo prima, no? Non è che qua andremo a imparare un linguaggio di programmazione, ma più che altro una sintassi che, come dici tu, è molto semplice nel senso che se un oggetto sarebbe questo selector, c'è una dichiarazione, questa declaration, e no, c'è un oggetto e all'interno di questa parentesi graffa ci sono delle dichiarazioni, ok? C'è una declaration, una property e un value. No. Pensate qua, diciamo solo leggendo questo, più o meno riusciamo a sapere cosa fa, no? Cosa ci immaginiamo che fa questo qui? Sì, mette il colore blu e cambia la dimensione del testo a cosa? A? Sì, ma quale elemento? Questo si applica su tutti gli elementi H1 che ci sono nella pagina, no? Quindi agli elementi di tipo H1 applica queste declaration che ci sono qui. Questo nella pratica cosa sarebbe? Qua ho preparato questo HTML molto semplice, giusto per farvi vedere come funzionerebbe. Cosa c'era scritto? Color. E qua possiamo scegliere un colore, quindi facciamo questo dark blu. E cos'altro c'era? Il font size. Che qua lo mettevo come 12. Ok? Avete visto cosa è successo? C'era qui questo H1. E questo H1 usando CSS l'ha fatto diventare blu e abbiamo cambiato la dimensione del testo. Capito? Se io qua al posto di 12 mettessi 24, metti un'altra dimensione. Quindi tutto qui, molto semplice. Qua questo sarebbe il selector, questa sarebbe la declaration e ogni declaration viene composta da una proprietà e da un valore per quella proprietà. Poi queste declaration vengono separate da punto e virgola. Ok? Quindi fin qua tutto semplicissimo. Anche questo colore si potrebbe esprimere come un esadecimale, quindi se io mettessi, oh, facciamo uno a caso. Ho messo questo colore, capito? Quindi in teoria potrei mettere qualsiasi colore qui usando sempre questa decimale. Quindi alla fine questo style sheet sarebbe un sottinsieme di regole che vengono applicate sull'HTML e che cambiano l'aspetto visivo della pagina. Ok? Tutto chiaro? Ottimo. Questo qua, secondo voi, cosa farebbe? Prima su chi applica queste regole? Sulle cose di tipo header, sulle cose di tipo paragrafo, giusto? E cosa farebbe all'interno? Cambia il background color e cambia questo border radius. Facciamo la prova, eh? Quindi header. Mettiamo questo qua. E poi c'era border radius che secondo voi cosa farebbe? Scusa. No, uno potrebbe pensare che cambia la dimensione del bordo, ma no, questo è diverso. Cosa farebbe questo qui? Chi l'ha detto? Dimmi. Sì, arrotonda un po' gli angoli e quindi vediamo questo qua.
Questo avete visto? Basta. Fa quella magia lì. Ok? E questo, diciamo, di queste slide è importante di sottolineare che, diciamo, queste regole si possono applicare a diversi elementi, no? Qua l'abbiamo fatto giusto per il header, ma se io mettessi qua, boh. Ah, boh, ve lo faccio vedere. Finora rimaniamo così. E poi come si applica il CSS o come si applicano queste regole? Allora diciamo che si applica quando ci sono due regole in conflitto, si applica prima o a più precedenza, prima quella più specifica, capito? Cosa vuol dire quella più specifica? Quella dell'elemento più piccolo, dell'elemento che è contenuto all'interno di un elemento più grande, di un elemento padre, no? In questo caso, per dire, se noi applichiamo qualche regola per il body, ecco, facciamo una per il body, diciamo, body, andremo a cambiare il color del testo e quindi mettiamo questo per dire. Quindi in questo caso cosa abbiamo detto? All'interno di questo elemento body, io vorrei che tutto il testo abbia questo colore. Ci siamo? Cosa succede però? Ah no, è già qui. Perché questo non è cambiato? Perché l'H1 non è cambiato? Perché noi abbiamo definito una regola all'interno di questo elemento che è più piccolo del body, no? Perché l'H1 è all'interno del body. Quindi si applica la regola che si definisce sull'elemento più piccolo, più specifico, più particolare. Capito? Guardate qua il documento HTML. Quindi noi abbiamo il body, ma all'interno del body o come un elemento più piccolo all'interno del body c'è l'H1. Quindi se io definisco una regola per tutto il documento, ma poi vado a fare una regola per un elemento specifico più particolare, allora si applica quella sull'elemento più particolare. Capito? Ottimo. Ok. Bene, questo l'abbiamo visto, quindi c'è sempre una proprietà, un valore. Poi ci sono più di 200 proprietà CSS, che ovviamente dovete imparare a memoria perché è molto probabile che nell'esame solitamente viene richiesto di saperle. Seriamente, eh? Adesso, ovviamente no. E quindi, no, diciamo che la cosa più importante, anzi, tutto l'opposto, no? Il messaggio sarebbe che non è importante imparare queste cose a memoria, è importante capire come funziona CSS, è importante sapere dove andare a trovare la documentazione giusta, e poi le cose con CSS in realtà funzionano molto a trial error, no? Quindi si fa una volta, si vede come va, si vede se, diciamo, visivamente la pagina si rende come vogliamo, o altrimenti si fanno dei cambiamenti e si aggiusta piano piano, no? Più o meno la cosa che abbiamo fatto qui. Fa un border radius e poi diciamo no, quel border radius lì non va bene, allora si cambia la dimensione e piano piano trial error si continua a lavorare così. Quindi non è importante conoscere queste cose a memoria, è importante sapere come funziona, è importante sapere diciamo, dove trovare la documentazione giusta per lavorarci. E queste proprietà riguardano tutte queste categorie, no? Quindi pensate che ci sono quelle per fare animation, background, border, color, dimensions, boh, è tutto. E tutti questi sono gli aspetti visivi di una pagina web, di un sito web.
No? Quindi tramite tutte queste regole, tramite tutte queste proprietà, viene composto l'aspetto visivo della pagina web. Fin qua, tutto a posto? Domande? Tutto facile, tutto semplice? Ok. Bene, quindi adesso ci sono le unità di misura di CSS, no? Quindi avete visto già in questo piccolo esempio che abbiamo fatto qua che noi abbiamo usato pixel per indicare la dimensione del testo, per dire. Abbiamo usato anche qua dei pixel per indicare il bordo, no? Quanto la grandezza di questo border radius qua. Quindi ci sono delle unità di misure che vengono messe come, appunto, come i valori delle proprietà, come i valori delle regole. Ci sono due tipi di unità di misura, no? C'è uno fisso, che in questo caso sarebbero i pixel, e c'è uno variabile e uno relativo, che andremo a vedere quali sono. E secondo voi, diciamo, qual è il vantaggio di usare i pixel come unità di misura? Sì, in che senso? Sì, ma dipende dallo schermo, no? Perché se io ho uno schermo enorme come questo, tantissimi pixel da usare, no? Se io invece faccio qualcosa per il telefono, no, che è uno schermo più piccolo, quindi non ci sono tutti questi pixel. Quindi è fixed, nel senso che sia per uno schermo enorme che per uno schermo piccolo, gli elementi vengono messi proprio nella posizione che io indico lì come pixel, no? Alla fine non dimentichiamo che un pixel sarebbe un punto nello schermo, no? Seconda dallo schermo ci sono diversi, un numero di pixel diverso, no? Allora, quello lì sarebbe lo svantaggio di usare pixel, che è una misura fissa e che non è variabile seconda dallo schermo, no? Io dico metti il mio elemento al pixel 10, lui lo metterà al pixel 10 sia in questo schermo enorme che nel schermo del telefono. E per 10 pixel va bene, ma se io mettessi diciamo, una dimensione grande, perché tipo, ho progettato la pagina per questo schermo, quindi lui non la terrebbe per una pagina più piccola, capito? E vediamo se riusciamo a fare qui. Quindi i pixel in questo caso sono relativi al dispositivo o al schermo in cui verranno mostrati, no? Provo a fare un esempio qui,
No, va bene, ve lo faccio vedere dopo perché non vorrei spiegare ancora questo class, quindi lo vediamo nella seconda ora, questo esempio con i pixel. Poi, oh sì, è un numero fisso, no? È una misura fissa che viene messa lì e che al di là del tipo di schermo e di device in cui viene mostrata la pagina rimane sempre fisso, quindi è questo il problema con i pixel. Ok? E poi ci sono quelli variabili. Sono relativi allo schermo in cui viene presentata la pagina, no? In cui viene renderizzata la pagina. Quindi in questa categoria di quelli relativi ci sono questi mostrati in questa tavola, ci sono queste unità mostrate in questa tavola. La prima, forse una di quelle più usate, è relativa alla dimensione del testo. Quindi a seconda della dimensione del testo che ci sia nella pagina, alla dimensione di default, calcola sempre il valore lì. Quindi, cosa vuol dire questo? Noi abbiamo detto qui per dire che il font size. No, va bene, no, vi faccio vedere dopo l'esempio. Prima vi faccio vedere tutto questo e poi vediamo l'esempio. Ricordate però che questo e M sarebbe relativo alla dimensione del testo. Poi c'è questo relate RIM, sarebbe relativo alla dimensione del testo, ma non dell'elemento padre, ma dell'HTML, cioè del root della pagina. Poi questo sarebbe vertical weight, che sarebbe relativo al viewport, cioè alla dimensione dello schermo. Quindi la differenza con il pixel è che non è un valore fisso, ma che qua mettiamo una percentuale per indicare, allora io vorrei che questo elemento del mio sito occupassi il 25% del totale dello schermo. Capito? Quindi questo è variabile in quel senso. C'è la stessa cosa per il height, e quindi io vorrei che l'elemento del mio sito occupassi, boh, una percentuale dell'altezza, e questa percentuale che non è relativa al viewport o allo schermo, ma che sarebbe relativa al elemento padre, per dire così. Vediamo se vi posso far vedere un esempio. Facciamo. Quindi per dire c'è questo width che voi in fondo riuscite a leggere questo che sto scrivendo? Si riesce a leggere? Lo ingrandisco. Adesso, o meglio. Ok, quindi guardate cosa ho fatto, no? Sul header ho messo questa nuova regola chiamata width e ho messo 100 pixels. Ok? Guardate che se cambia la dimensione rimane sempre 100 pixels. Che ho messo un valore fisso per questo width qua. Ok? Questo sarebbe quello fisso, il primo che abbiamo visto. Poi di quelli variabili. Al posto di mettere px, metto em, e guardate cosa succede, l'ha fatto diventare enorme, perché com'è che calcola questo 100 em? Lo calcola in base alla dimensione del font. Quindi la dimensione del font, facciamo l'esempio. Quindi noi diciamo che il body avrà un font size di 10, ok? Quindi
Quindi tutte le cose che saranno all'interno del body avranno questo font size, ok? Una delle cose che c'è all'interno del body c'è il header, bene? Poi noi diciamo che il font size sarà 10 e che il width sarà 100 em. Cosa vuol dire 100 em? 100 volte il size del font, cioè 1000, no? Questo lo fa diventare 1000. Se noi facessimo un em, quindi lo fa diventare 10 pixel, e fa diventare questo 10 pixel, capito? Perché sarebbe utile farlo così? O perché quale sarebbe il vantaggio di usare uno così variabile come questo? Secondo voi? Sì, perché riusciremo a farla proporzionale in base al testo, no? Alla dimensione che diamo al testo. E quindi tutti gli elementi sarebbero proporzionali alla dimensione del testo. Facciamo questo qua al posto di... Bene, quindi guardate che questo sarebbe proporzionale al boss, alla dimensione del testo. Se io invece faccio così, cosa è successo? Se lo faccio con la percentuale, mettiamo qua 50, cosa è successo? Questo prende questa dimensione che sarà il 50% dell'elemento padre, giusto? In questo caso qual è l'elemento padre? Il body. Ci siamo? E poi guardate la differenza con i pixel. Guarda che quando io faccio così, questo rimane sempre al 50%. Ve lo ricordate che con i pixel rimaneva sempre uguale la dimensione? E questo qua invece, a seconda dallo schermo e a seconda dalla pagina dove viene mostrata, si arrangia e diventa più piccolo. Ovviamente, diciamo, questo conviene molto di più per cosa? Per i dispositivi mobile, no? Che non è che su un telefono puoi avere uno schermo enorme, ma hai uno schermo piccolo e a noi ci piacerebbe che gli elementi si arrangiassero a seconda del device che usiamo per vedere il sito. Ok? Chiaro? No? Sì? Domande? Ok. Faccio velocissimo questo, facciamo che il body. Bruttissimo questo. Mettiamo questo qua. Allora, qui ho messo il colore per farvi vedere cosa ho fatto, no? Diciamo per evidenziare il fatto che siamo all'interno del body, no? Quindi... non facciamo questo... Io ho detto che adesso il body occupa la metà della pagina, avete visto? Il width sarà il 50%. E qua, al posto di usare
percentuale ho usato questo W, che vorrebbe dire, per farvi vedere questo qua. Questa qua è una misura, questo VH, che non è relativa all'elemento padre, ma che sarebbe relativa al viewport della pagina, no? Quindi nonostante il body occupi soltanto la metà della pagina, questo elemento continua a occupare la metà perché lo abbiamo indicato con questa misura qui. Ok? Quindi non è relativo all'elemento padre, che in questo caso sarebbe il body, ma sarebbe relativo al viewport del sito. Quindi continua ad occupare la metà del sito. Solitamente, diciamo, si usano queste due prima, le due prime unità sono quelle più usate e ovviamente la percentuale, perché è molto più conveniente. E i pixel invece non così tanto, per quello che abbiamo detto prima, no? Poi state provando a fare anche questo sul vostro computer? No? Qualcuno? Nel frattempo vi faccio vedere questo, se per dire Google, ok. Nella lezione scorsa avete visto come si usa l'inspector di Google Chrome? Sapete come funziona? Quindi giusto per dire che se uno viene qua e fa ispeziona, lui ci fa vedere il CSS per dire che ha Google, no? E quindi da quello che abbiamo visto adesso siamo già più in grado di capire cosa c'è qui messo come CSS. E volendo queste proprietà qua si possono modificare temporaneamente, ovviamente, non è che cambierà Google, ma per dire, guardate che se al posto di questo noi mettiamo 48, siamo andati a ingrandire il testo, per dire. Se al posto di questa font family noi mettessimo, oh, che ne so, cursive, allora lo facciamo diventare con un altro tipo di testo. Perché? Perché stiamo facendo delle modifiche sul CSS della pagina che in questo momento vediamo. E io facessi, boh, non so qua quale altra proprietà. E per dire, noi andassimo. Questo qua possiamo provare a cambiare questo background por blu. E rimarrebbe così. Vi faccio vedere questo per farvi vedere che tutte le pagine sono fatte nello stesso modo, no? Da una parte c'è il file HTML che ci serve a definire la struttura e da un'altra parte c'è il file CSS che ci serve a definire graficamente e visivamente, diciamo, l'apparenza del sito. E funzionano sempre le stesse regole, che come avete visto sono delle regole molto semplici, non è che c'è una logica indietro questo codice, è una sintassi molto semplice, c'è sempre il value e c'è sempre la property e la value e vengono separate da punto e virgola. Ok? Bene, vediamo. E poi, sì, altre cose. Visto che non dovete imparare questa cosa a memoria, allora dov'è che andrete a trovare la referenza per capire quali sono tutte le regole e come gestire il CSS? Questo sito qui. In questo sito praticamente funziona che ne so, tipo io voglio fare un qualcosa con, ve lo ingrandisco un po', no? Io vorrei capire come cambiare il background o qualcosa con il background, no? E quindi questo filtro mettete qua background e qua vedete tutte le properties che avete a disposizione, no? Quindi c'è background, background attachment, background clip, background color, background image,
E fondamentalmente quello che dovete andare a fare è sempre cercare la proprietà giusta, e in questo sito c'è sempre qualche esempio che vi fa vedere come vengono utilizzate queste proprietà. Ok? C'è tutta la documentazione, quindi non è, diciamo, molto semplice andare a trovare qui le cose, bisogna soltanto avere un'intuizione di cosa si sta andando a cercare, che ne so, se c'è qualcosa con il font. Anche si può filtrare qui e lui ci fa vedere come cambiare i tipi di font per sul sito. Fate copia. Diciamo che questo font venga messo all'interno del, o venga messo in questo H1, ok? Quindi avete visto? Ha cambiato, ci vediamo un altro più. Ok. Quindi di nuovo non è importante imparare, diciamo, tutte le proprietà, è importante sapere che c'è questo sito, che potete andare a trovarle lì e applicarle, diciamo, secondo questo che vi ho appena spiegato. Ok? Adesso ci sono questi CSS selettori, verrebbe tradotto questa cosa. Noi finora sappiamo come funziona questo element selector, no? Per un elemento dell'HTML sappiamo come andare ad applicare lo stile. C'è un elemento H1, H1, body, P, boh, tutti questi elementi generici di HTML. Quindi quello che abbiamo appena fatto. Poi c'è questo class selector, che da questo che c'è qua nelle slide, pensate posso fare o come funziona? Cosa posso fare con questo? Bravissimo. Sì, allora si dà un'etichetta a tutti gli elementi all'interno dell'HTML, e allora tutti quegli elementi che hanno quell'etichetta verrebbero, come dire, raggruppati sotto quella categoria, e tutte le cose che io definisco per quella class verrebbe applicata a tutti gli elementi che appartengono o che hanno quell'etichetta lì. Facciamo l'esempio qui, quindi. Vedete che nella slide c'è questo P che appartiene a questa class blueText e c'è questo HT che appartiene anche alla stessa classe. Ci sono gli informatici qui, sì. Ok, no, ci tengo solo a dire che questa class non c'entra niente con le class di cui si parla solitamente in informatica, no? Tipo quelle di Python o di Java, è qualcosa di completamente diverso, non c'è per nulla. Quindi né concettualmente né niente, nella pratica non è la stessa cosa. E questo ci serve soltanto a raggruppare gli elementi. E questo nome qui, questo blue text, è un nome arbitrario. Ognuno può scegliere il nome che vuole, non è che deve essere un nome, non ha nessuna semantica quel nome lì. Quindi facciamo l'esempio. Qui con il nostro, è bruttissimo questo qui, quindi andrò indietro, cancellare tutto, è così. Bene, cancelliamo tutto, va bene. E quindi io per dire, come era nell'esempio, no? Io potrei dire che H1, dove è H1?
Io per dire vorrei le cose H1 del mio sito e che anche le cose, questo è un H. Sì, questo H3 anche. Appartengono, vengono etichettati, vengono taggati come se, sì, come se appartengono a questa classe. Avete visto che ho messo un nome a caso, testo red? E secondo voi cosa farebbe questo testo red? Sì, fa diventare il testo rosso. Che non funziona? Manca un punto qui, no? Quindi quando è una classe bisogna mettere un punto, altrimenti lui penserebbe, oh, lui creerebbe un elemento che si chiami testo red e non c'è un elemento testo red. Ok? Quindi per indicare che questa è una classe, quindi viene messo il punto e niente, lui mette tutte le cose che abbiamo definito che appartengono a quella classe che abbiamo taggato come che con questo class testo red, boh, aggiunge le proprietà che noi mettiamo qui. Bene? Ottimo, questo ID selector, secondo voi che fa? Sì, applica quella proprietà a tutti, sì, ma non a tutti gli elementi, no? Perché allora a quel punto sarebbe la stessa cosa di una classe. Capito? Una classe funziona per molteplici elementi, mentre questo qua funziona solo per un unico elemento, capito? E questa è la differenza. Quindi io potrei mettere qua, diciamo, per l'H2, dire che questo ha un ID che sarebbe subtitle, e qua dire subtitle. E questo qua mettiamo questo, questo qua. Perché non funziona? Serve il cancelletto, no? Quindi con la classe serve il punto, con questo qua serve il cancelletto. Perché? Perché altrimenti lui cercherebbe un elemento che si chiama così e non esiste un elemento che si chiama così. Quindi qua viene messo il cancelletto. Ok? E proviamo a vedere cosa succede se io mettessi questo qua e funziona, ma diciamo concettualmente non è giusto, no? E anche perché quell'ID ci serve a individuare un elemento, poi più avanti quando lo vedrete nel corso. Quando abbiamo bisogno di manipolare il sito, il DOM, quell'ID ci serve individuare pure un elemento che ha quell'ID preciso lì, no? Quindi sì, anche se funziona, non è il senso dell'ID quello lì. Quindi per riassumere, ci sono le classi che possono raggruppare molteplici elementi e c'è l'ID che ci serve a individuare un unico elemento. Per una si utilizza il punto e per l'altra si utilizza il cancelletto. Bene. Quindi abbiamo visto queste due che sono, boh, quelle più usate, con un elemento sappiamo anche come farlo, no? Tipo applicarlo a un singolo elemento. Poi questo qua cosa avrebbe di particolare? Che noi non dobbiamo. Vedete che
qui è giusto per farvi vedere che c'è anche questa sintassi, diciamo che in questa sintassi di CSS è valido anche fare così, p, virgola, o oh, altro possiamo prendere. Background color, giusto per cambiare background color, e mettiamo qui ok, cos'è successo qui? Bruttissima ovviamente, ma giusto per farvi vedere cos'è che è successo qui, abbiamo fatto con questa regola o quella di diverso. Questa, diciamo che questa proprietà viene applicata a due elementi allo stesso tempo, no? Quindi questa è la sintassi per indicare che si fa così. Quindi ha diciamo, i paragrafi, ma anche alla lista applica questo background color. Guardate che se qua io cancello paragrafi, allora l'applica solo alla lista. Se invece metto solo questo, lo applica sui paragrafi. Bene. Quindi questo è utile perché non siete obbligati a fare una regola per ogni elemento che c'è all'interno del sito, ma potete raggruppare molti e farlo, diciamo, con quella sintassi, la virgola. Quindi altro modo di farlo, ok. Perché qua non funziona più? Guardate che ho tolto questa virgola. Perché se lo lasciate senza la virgola vorrebbe dire a tutti gli elementi di tipo UL sono all'interno di P. Capito? E non esiste un elemento UL all'interno di P. Perché guardate che qua non è che c'è una lista all'interno di un paragrafo. Quindi lì non lo applica. Se io invece facessi per dire main, e qua mettessi P, cosa ho fatto? Ha applicato questo stilo agli elementi P, agli elementi paragrafo all'interno del main. Guardate che non l'ha applicato qui all'interno del footer, che noi abbiamo detto solo all'interno del main. Se io mettessi qua footer, allora l'applica qua. Capito? Quindi avete visto qual è la differenza tra farlo con la virgola e senza la virgola? Una l'applica dentro dell'altra, nell'altra è semplicemente per dire footer e p con la virgola. E poi ci sono boh, queste altre. Va bene che ve lo spiego qua, così non facciamo esempi, perché comunque si capisce più o meno come funziona, qual è la meccanica. È solo questa sintassi e basta. Quindi questo che andrebbe ad applicare questo, ad applicare diciamo, le regole a tutti gli elementi P, il cui padre o che sono all'interno di un div. Ok? Questo che sarebbe per applicare la regola solo agli elementi che sono subito dopo o che sono lì attaccati subito dopo il div, no? Quindi se c'è un paragrafo subito dopo un div, allora a quel paragrafo applicherebbe questo qua, diciamo, quello è un po' più strano. E c'è per ultimo questo qua che sarebbe l'opposto, no? Applicarlo a tutti gli elementi che sono subito prima degli elementi di, per dire, no? E che sì, questi ultimi due boh, sono più strani, ma comunque è la sintassi e può fare. Ma con il fatto che P deve avere come padre una div,
per questo qua? No. Boh, facciamo un esempio. Facciamo. Solo che in questo caso. Sì, il cui va, quindi guarda che per dire qua è il main, no? E lui ha applicato questa regola solo ai P, il cui padre è questo main, capito? Guarda che sotto ci sono altri paragrafi, ma questi sono all'interno di section, quindi a questi qua non li applica. Io facessi per dire section. Lo applica solo questo, quindi come se scendesse solo un livello, non lo applica su tutti quelli che sono all'interno, ma solo un livello. Se invece io volessi applicarlo a tutti quelli che ci sono, farei main e tolgo questo, capito? Sarebbe tutti i che ci sono all'interno del main, al di là del fatto che siano i miei figli o che siano ancora più sotto nel documento. Capisce questa differenza? No, so che, boh, adesso non saprei come farvelo vedere perché il nostro HTML non è. Sì, e questo display inline. Cosa è cambiato qui con questo display inline? Avete visto? Quindi prima era così e poi con il display inline ha messo gli elementi della lista, li ha messo uno dopo l'altro, no? Ma orizzontalmente. Prima era uno dopo l'altro, ma verticalmente con i puntini quelli lì e poi con il display inline lo toglie e lo mette uno dopo l'altro. Quindi pensate a questo sito che avete iniziato a progettare scorsa settimana, no? Che c'era il menu e quindi non è che c'erano, mi sembra che avete detto che volevate dei link nel header, quindi non viene messo uno dopo l'altro verticalmente, ma viene messo uno dopo l'altro orizzontalmente. Quindi serve a quello. Questo posto di farvelo vedere sulle slide, lo facciamo qua e voi capite cosa fa, no? Quindi questo display none nasconde l'elemento, lo fa vedere. E la differenza con questo visibility sarebbe. Ah, e questo non è none ma hidden. Come lo sappiamo che questo è hidden e questo è none? Boh, andando a consultare sempre questo reference di CSS, no? Non impariamo mai queste cose a memoria, ma. E qual è la differenza con questo? Che comunque non lo fa vedere, ma tiene lì lo spazio dove era messo. L'altro invece, oltre che nasconderlo, boh, toglie quel proprio lo toglie dalla pagina. Finora ci siamo? Boh, è una cosa, non è per niente difficile. Come vi dicevo prima, se uno
si mette a fare questo sito sul serio, l'unico modo di sapere se sta andando bene o meno è quello di provare con tanti stili, di provare con tanti valori e basta. Non è che si fa il primo colpo a fare il CSS o ad avere il sito sognato, no? Solitamente a che ora fate la pausa? Alle 5:30. Ok. Sì, quindi ce la facciamo finire questo velocissimo e così facciamo l'esercizio nella seconda ora. Ok, quindi CSS, per cosa? Lo sapete che sta per Cascading Style Sheets, no? Perché sta per Cascading Style Sheets? Perché si applica a cascata questo qua. In che senso si applica a cascata? Che si applicano gli stili in questo, diciamo, in questa direzione qui. Prima, se ci fosse uno stile definito dal browser, applicherebbe prima un attimo. No, applica prima questo inline style, che non si usa mai, perché cosa vuol dire questo inline style? Guardate che... Allora, questo qua, no? Ci sono diversi modi di applicare questo CSS. Uno sarebbe questo qua, proprio nell'HTML, inserire questo tag, si chiama style. E specificare che si tratta del CSS e inserire lì all'interno dell'HTML queste regole, no? Quindi tutto questo nello stesso file HTML. C'è uno ancora più brutto, sarebbe inserirlo, e questo fatto nel head dell'HTML, no? Quindi all'inizio. Quindi quello che stiamo facendo noi, ma farlo all'inizio dell'HTML, mettere questo style, type text e inserire lì il CSS che stiamo facendo noi. Ancora uno più brutto sarebbe farlo all'interno di ogni singolo elemento. Capito? Quindi c'è l'H1 e qua, per questo H1, io gli metto lì il pezzo di codice CSS. No? Quindi che ovviamente capite che fare così non è per niente pratico, no? E anche rimane poi, diciamo, molto confuso, molto brutto, anche perché sarebbe tutto, ci sarebbe un mix tra l'HTML e il CSS. E a livello semantico sono due cose diverse, no? Non solo la sintassi, ma a livello semantico sono due cose diverse. L'HTML è la struttura e quest'altro è l'aspetto visivo. Quindi non si fa mai così, neanche questo. E invece cosa si deve usare in questo caso? Avere un file a parte, che è quello che abbiamo fatto noi. Ovviamente voi non ve l'avevo fatto ancora vedere, ma guardate che qua noi abbiamo questo esempio CSS HTML, che sarebbe questo che c'è qua sopra, e avevo creato questo style esempio.css, capito? Quindi questo qua è il file CSS e questo qua è il file HTML, due cose separate. Com'è che io faccio a dirgli a questo HTML a farlo conoscere col CSS? Tramite questa riga qui. Vedete che c'è questo link, rel, viene specificato che è un style sheet. Viene specificato il tipo di quel link che sto aggiungendo. Qua cosa viene messo? Il percorso. Il percorso e il nome del file. In questo caso il percorso sono tutti due file nella stessa cartella, quindi non ci vuole aggiungere il percorso della cartella, quindi viene specificato solo il nome del file. Poi, se non mi credete, guardate che quando cancello questo, si rovina tutto. Perché non importa più, quindi il CSS continua ad esserci, il CSS funziona bene,
ma se non l'abbiamo ancora aggiunto sul sito, sulla pagina, sull'HTML, non funziona. Quindi. Questo per dire che d'ora in poi noi useremo sempre questo qua, no? Avremo sempre da una parte l'HTML in un file e un altro file col CSS, e non dimenticate mai di importare prima il CSS. Ok, e poi box model. Questa è una cosa fondamentale in CSS, perché tutti gli elementi in CSS, tutti gli elementi di una pagina web, di un HTML, funzionano come fossero una scatola. Tutti, sia il testo, sia un div, sia il header, sia il footer, tutti gli elementi che abbiamo visto, sia un paragrafo, tutto funziona come fosse una scatola. In che senso funziona come fosse una scatola? Perché funziona come c'è in questo diagramma. Quindi c'è il contenuto, c'è il padding. Cosa sarebbe il padding? Sarebbe come un margine interno, in senso interno, che è all'interno tra il contenuto e il borde. E poi c'è il margin, che sarebbe un margine esterno. Quindi questo padding sarebbe lo spazio che c'è tra il contenuto e il borde, e questo margin invece sarebbe oltre il bordo, lo spazio che ci sarebbe rispetto a un altro elemento. Quindi facciamo un esempio, proviamo a fare un esempio qua. Sempre bruttissimo questo. Guardate questo. Quindi io voglio applicare qualcosa a questa class link, com'è che faccio? Punto link. La prima cosa che possiamo applicare sarebbe background color. È brutto, ma è giusto per farvi vedere, perché così, diciamo, evidenziando in un altro colore, riuscite a vedere com'è che si comporta il padding e com'è che si comporta il margin. Quindi mettiamo qua padding. Ok, e cosa mettiamo come misura? Con i pixel o facciamo con quello relativo? Facciamolo prima con i pixel, giusto per farvi vedere. Dici. Che ha fatto qui? Ha aggiunto un padding, un margine interno. Aggiunto questo padding qui. Basta. Ma poi noi abbiamo detto che non ci piace usare pixel, perché pixel è fisso, e che invece ci conveniva di più usare m, perché m è relativo al testo. E quindi facciamo m, che in questo caso diventa enorme. Perché? Perché questo sarebbe come moltiplicare il font size per 10. Quindi se il font size fosse, boh, non so se è, no, non è definito qui, ma fosse per default 12, quindi questo lo farebbe diventare 120, no? Quindi quando usate EM, guardate che con un numero piccolo funziona bene. E questo vorrebbe dire che da qui, da questo bordo al contenuto, quanto c'è? Se la dimensione del testo fosse 12, ci sarebbero 12. Fin qua, no? E da questa parte fin qua, 12. Qui, sempre 12, e qua non lo facciamo arrivare fino alla fine, ma sarebbe 12. Diciamo,
se pensiamo che 12 è la dimensione del testo, no? Perché un m è uguale alla dimensione del testo, capito? Guardate che mettessimo qua 2, quindi noi lo sappiamo che questo spazio che c'è qui è due volte lo spazio di questo testo. E più o meno così, diciamo, visivamente si capisce, no? Si vede anche la stessa cosa qui. Quindi facciamo 1 e m. Basta, questo sarebbe il padding. Poi cos'altro c'era? Il border. Prima andrò a mettere qualche colore sul border, giusto per farvi vedere che esiste il border. Guardate che per dire. Ah, ok, sì. Ah, guardate che per dire quella lì non me la ricordavo, quindi sono andato a cercarla e sarebbe questa qui. Solo che al posto di farlo facciamo. Quindi questo è il. E mettiamo. Perché viene messo. Sì, qua. Quindi qua non si usa il border color, ma viene messo su qua. Quindi viene messo. Siamo. Ok? Quindi questo qui c'è il contenuto, questo qua il padding, questo qui sarebbe il bordo. Ok, cosa ci manca? Il margin. Quindi qua facciamo 2m. E cosa è successo? Qual è la differenza tra il margin e il padding? Avete visto che questo margin è come uno spazio che mette fuori dal bordo, mentre questo padding è uno spazio che tra il contenuto e il bordo, capito? Quindi questa è la differenza tra padding e margin. Cosa ci serve o perché si usa questo padding? Appunto per lasciare qualche spazio tra gli elementi, e questo margine è molto utile perché consente di non avere tutto attaccato lì proprio nel sito, ma di lasciare anche un piccolo, diciamo non così grande come questo, ma se io avessi messo qua 1 e m, quindi lascio qualche spazio tra il contenuto che c'era dopo e il contenuto che c'era prima. E guardate che spesso, questo l'abbiamo anche rovinata, ma per dire, non so se ci fa vedere questo, o non questo, ma. Sì, qua per dire fa vedere. Per ogni elemento queste quattro proprietà: il contenuto, il padding, il bordo e la margin. E poi cosa succede se a me interessa mettere il margine, diciamo, per dire sotto ma non sopra, o se mi interessa metterlo solo a sinistra o solo a destra, come si fa? Non indovinate. Margin top, per dire, no? E quindi qua metto 2 e m, e guardate che lo applica solo qua. E farlo sotto margin bottom. E c'è un altro modo, aspettate, faccio vedere solo questo.
Guardate cosa succede qua. Cos'è successo qui? Avete visto quello che ho fatto? Ho messo due valori per quella proprietà margin. Cosa rappresenta il primo valore? Sopra e sotto. Sì. Quindi è il margine è sia in alto che in basso. Quindi come se io avessi fatto top e bottom. E l'altro invece, destra e sinistra, che l'ho messo come 0, quindi non fa nulla. Se io mettessi, guardate adesso. Qua cosa ho fatto con questi quattro valori? Prendiamo qua 1. Quindi questo qua, quale sarebbe? Sì. Quello su, questo qua sarebbe quello a destra che è rimasto come 0, questo qui giù, sì, perché qui è più piccolo per questo e poi l'ultimo sarebbe. Quindi si può specificare tutto usando boh, in un'unica riga se ci interessa che abbia valori diversi. Se io copio e incollo questo qui, fa la stessa cosa per il padding, no? Quindi guardate che dentro tiene la stessa proporzione. Quindi si può specificare sia con un unico valore, nel cui caso lo applica tutti, con due valori, nel cui caso lo applica prima sotto e sopra, e con tutti i valori, nel cui caso boh, lo applica ad ogni singolo elemento. E questo. Farvi vedere che tutti gli elementi di HTML si comportano uguale, no? Non è che c'è un elemento che ce l'ha il margine, no, tutti ce l'hanno. Quindi queste proprietà si possono applicare a tutti gli elementi HTML. Nel caso precedente l'avevamo fatto per un div, in questo caso lo facciamo per il header e così via. Quindi anche lo facessimo per la lista, per le immagini, per tutto, applica per questo modello. Bene, facciamo questo. Ricanceliamo. Ok. Allora, vi faccio vedere quest'ultimo argomento così con gli esempi che secondo me si capiscono di più. Quindi ci sono questi schemi per la posizione e ci sono quattro tipi. Uno è statico, in cui viene messo l'elemento boh, proprio dove corrisponde all'interno del browser, quindi rimane sempre lì. Poi c'è uno relativo che sarebbe boh, la posizione. Vedere, esempio, ma sarebbe la posizione riguardo o rispetto in base al padre, no? Al padre di quell'elemento che stiamo per cambiare lì. C'è uno assoluto in cui vengono specificate preciso,
la posizione dell'elemento all'interno dell'HTML al di là del padre, no? Quindi facciamo che ci sia un div o un header, diciamo, in alto, e io, a me interessa mettere un bottone lì nella parte sotto, che tra l'altro sarebbe, che non l'avete ancora visto, ma sarebbe quello che più avanti dovrete fare per questo lab. Quindi mettete che io voglio mettere questo bottone qua, no? E voglio che questo bottone sia sempre qua, messo in basso e a destra, che al di là di tutti gli altri elementi questo mi rimanga sempre qui. Quindi in questo caso mi serve una posizione assoluta per dire che l'elemento deve sempre essere messo in una posizione precisa del sito, al di là del padre, al di là di tutti gli altri elementi. E poi c'è questo fixed, che anche questo è fissato in relazione con il viewport. Quindi facciamo l'esempio e vediamo come funziona. Quindi il primo sarebbe relative. Questo relative cosa ho fatto? L'ha messo a sinistra, 100 pixel, l'ha abbassato anche 100 pixel in relazione con l'elemento padre, che quale sarebbe l'elemento padre in questo caso? Se noi siamo qui al header, il body, no? E quindi facciamo l'esempio con H1. Stessa cosa, no? Quindi l'elemento padre in questo caso per l'H1 qual sarebbe? Il header. E quindi lui lo sposta rispetto all'elemento padre, che in questo caso sarebbe il header. Ok? E guardate che io facessi questo per uno che si trova qui sotto, facciamo footer P. Quindi guardate che l'ha fatto rispetto il footer, che è l'elemento padre in questo caso. Ok? Poi vediamo cosa cambia quando lo facciamo con absolute. Qua cosa cambia? Vi ricordate che questo qua era messo sotto all'interno del footer? Qui non è più sotto, no? L'ha messo proprio in questa coordinata che io abbiamo portato noi. Al di là di tutti gli altri elementi, al di là del padre, al di là di come viene impostato tutto l'altro, l'ha messo lì. Quindi, anche come si capisce dal nome, è una posizione assoluta che non è rispetto a nessun altro elemento, ma fa per conto suo. E io mettessi qua 10 e mettessi qua 10. Guardate che sono riuscito a spostare praticamente il contenuto che c'era nel footer, sono riuscito a metterlo lì sopra, usando questo absolute. Okay? Ovviamente, diciamo, non è molto bello usare per tutto questo, no? È sempre più raccomandato usare, cercare di rispettare questa gerarchia tra padri e figli, ma in qualche caso, come nell'app che voi andrete a fare, che sarà questo qui, per dire questo bottone ci interessa metterlo sotto a destra. Quindi il modo per farlo sarebbe con quel absolute. Absolute in common with absolute remote. E poi questo fixed. Qui, aspettate, perché facciamolo questo sul e guardate, allora questo fixed che funziona come l'absolute, ma c'è una differenza che faccio così per farvi vedere che adesso qua che è tutto messo così, vedete che c'è lo scroller da questa parte,
E quindi quando io metto fixed, guardate che se scendo con lo scroller, questo rimane lì fisso, fermo. Invece con l'absolute lo mette, diciamo, all'inizio lo mette lì, se io scendo, lui comunque scende. Non è che rimane lì fermo, impostato, fisso qua, no? E questa è la differenza. Quindi in tutti e due i casi c'è una posizione fissa, ma in questo caso con lo scroller anche lui si muove, per dire così, mentre con il fixed rimane sempre lì. Non so se avete visto, sì, solitamente sui siti c'è sempre questa navbar che viene messa sopra e che anche se scendiamo rimane sempre lì, no? Perché ci sono i link che vengono usati sempre. Non so se quella, forse quella del Politecnico. Ah sì, quindi per dire questo qua, questo sarebbe un fixed. E invece, no, aspettate. Invece c'è qualche relative, ma non è che io ho detto bugie, ma solo che diciamo, questa è molto più sofisticata, quindi guardate che anche quando l'aprite, ah, guarda che qua ha messo già questo bottone per dire, no? Quando lo schermo è più piccolo, mette questo bottone per far vedere il menu qui, che questo si fa tramite, diciamo, cose che vedremo più avanti, che c'entra con JavaScript, no? Un altro linguaggio. Quindi, diciamo, questa non è che l'hanno fatta così come stiamo facendo noi, questo esempio qua. Anzi, tra l'altro, si usa un framework che ci aiuta a fare questo CSS, che lo vedremo settimana prossima, e che ci gestisce molte cose delle animazioni e dei come si fanno vedere le cose. Ma al di là di questo, credetemi che questo funziona come un fixed, come abbiamo visto qua. Molto semplice il nostro esempio, ma è più o meno quello il concetto lì. E per ultimo c'è questo Z index, che cosa ci serve? A impostare gli elementi uno davanti l'altro o viceversa. Okay? Quindi ci serve a gestire gli elementi su questo indice Z, che in questo caso non saprei come farvelo vedere, solitamente boh, non viene molto usato. Poi sappiate che esistono questi tre modi per gestire il layout di una pagina. E come indica, boh, la grid, cosa capite? O pensate possa essere una grid? Una griglia, sì, in cui gli elementi vengono messi come fosse un foglio Excel e quindi lì vengono specificate le posizioni che vanno a riempire ogni elemento. Poi questo float, che noi non useremo in questo corso, perché come vi dicevo, settimana prossima andremo a scoprire che c'è un framework che ci aiuta a fare, che semplifica tutta la costruzione del CSS, e quel framework lì che si chiama Bootstrap usa questo flex, no? Quindi per ora non ne parleremo di questi layout e niente, settimana prossima lo faremo con il framework che ci aiuta a gestire questo corso. Quindi direi che per ora possiamo fermarci qua. E nella seconda ora continuiamo a lavorare sul, com'è che l'avete chiamato? Quello della mensa. Quindi niente.